Benvenuti a DNA, la medicina in pillole, uno spazio per approfondire e conoscere un po' meglio la medicina. Stasera parleremo di tiroide e lo faremo con un ospite autorevole che si occupa di questa ghiandola così importante per tutti noi. Lo stacchetto, poi subito dopo ci ritroviamo qui in studio. Bene, passiamo a presentare l'ospite per parlare di tiroide. Con noi il dottor Lorenzo Scappaticcio, endocrinologo presso l'unità operativa complessa di endocrinologia diretta dalla professoressa Esposito del Policlinico Universitario Vanvitelli di Napoli. Benvenuto, dottore. Grazie, buonasera. Allora, la prima domanda è d'obbligo per chi ci segue da casa. Che cos'è la tiroide, dottore? Sì, la tiroide è una piccola ghiandola dalle dimensioni quindi minute, ma dalle innumerevoli proprietà e importanti proprietà per tutto il nostro corpo, per il normale funzionamento del nostro corpo. La tiroide è collocata alla base del collo, davanti della trachea, come potete vedere, ed ha una forma di una farfalla, in quanto è dotata di due ali, corrispondenti ai due lobi, il lobo destro e il lobo sinistro, la parte centrale, il corpo della farfalla, che prende il nome di istmo. Dottore, a che cosa serve esattamente la tiroide? A tante cose, però. La tiroide controlla il nostro organismo, non ci sono organi e apparati che non sono controllati dagli ormoni tiroidei. Controlla il metabolismo corporeo, quindi il nostro peso, controlla il normale funzionamento del nostro cuore, controlla la nostra attività cerebrale, soprattutto in età di crescita, controlla le nostre ossa. Quindi è una ghiandola che, sebbene a piccole dimensioni, ha davvero innumerevoli effetti positivi per il nostro corpo. Dottore, perché il mese di gennaio è dedicato poi alla tiroide? Sì, l'Associazione Americana della Tiroide è sulla scia di questa, le principali società scientifiche italiane del settore ha dedicato un intero mese alla divulgazione scientifica relativa alla ghiandola tiroide e alle patologie ad esse correlate. In particolare, e neanche a farlo apposta, ha dedicato il mese di gennaio, quindi l'inizio dell'anno solare, a voler sottolineare che fin dall'inizio del mese bisogna prendersi cura della tiroide, proprio perché sono tante le patologie e che vanno ad interessare milioni di persone in tutto il mondo. Ecco, quali sono le patologie della tiroide più frequenti? Le patologie più frequenti che colpiscono la tiroide sono l'ipotiroidismo, ovvero un ridotto funzionamento della ghiandola tiroide, l'ipertiroidismo, che è la condizione opposta all'ipotiroidismo, quindi un eccesso di funzionamento ghiandolare, e il cancro tiroideo. Ecco, quali sono i sintomi che devono farci pensare, riflettere e magari andare dal medico? Sì, per quanto riguarda l'ipotiroidismo, questo si presenta più spesso come una faticabilità, una stanchezza, una difficoltà a dimagrire. Viceversa, l'ipertiroidismo spesso si manifesta invece come un dimagrimento indesiderato, associato a tachicardia, senso di cuore in gola, a stato ansioso, a nervosismo. Invece, per quanto riguarda il cancro tiroideo, questo spesso si riscontra in modo si presenta in modo asintomatico, quindi durante una valutazione tiroidea per ipo-ipertiroidismo si fa riscontro di un nodulo sospetto che poi si approfondisce e si scopre essere un cancro tiroideo. Tuttavia, non è raro che il cancro tiroideo si riscontra allo specchio, cioè come un nodulo ben evidente anche alla persona e poi che si può palpare dal medico. Come si fa la diagnosi per le malattie tiroidee? La diagnosi si basa su un esame fisico, quindi sull'ispezione della tiroide, sulla palpazione della tiroide e sull'esecuzione di esami. Esami funzionali che sono quelli di laboratorio, il TSH, l'FT4 e l'FT3 per vedere se la tiroide funziona bene. Gli anticorpi, che invece servono a definire una genesi eventualmente autoimmunitaria dei problemi tiroidei. Il dosaggio della calcitonina, che invece è un marcatore tumorale, è importante per identificare un tumore relativamente raro, ma che può essere aggressivo, che è il tumore midollare della tiroide. Oltre agli esami di laboratorio, l'ecografia gioca un ruolo importantissimo perché ci dà informazioni sull'ipotiroidismo, sull'ipertiroidismo e ancor più è importantissima per
quando eseguita da personale addestrato ed esperto nella patologia tiroidea, perché ci dà informazioni sul rischio della malignità di un nodulo tiroideo e quindi ci porterà eventualmente ad approfondire la situazione, quindi il nodulo tiroideo con un ago aspirato. Allora, si può fare prevenzione, immagino, e come si fa? Come in altri settori della medicina, anche per la patologia tiroidea la prevenzione può essere primaria o secondaria. La prevenzione primaria si basa sull'uso di poco sale ma iodato, e questo abbiamo ormai da tanti anni, grazie alla giurisprudenza italiana, adottato un consumo pressoché esteso del sale iodato. Questo è importantissimo perché ci ha permesso di prevenire la patologia tiroidea nodulare, quantomeno ha ridotto l'incidenza. Invece, per quanto riguarda la prevenzione secondaria, ovvero lo screening delle malattie tiroidee, questo in realtà non va raccomandato alla popolazione generale, ma va ad estendersi ad una fetta particolare, che sono le persone a rischio per familiarità. E quindi uno screening va fatto ai familiari di primo grado che hanno patologie tiroidee attraverso degli esami funzionali ed un'ecografia tiroidea. Li vogliamo dire quali sono gli esami ematochimici da... Sì, come dicevo prima, gli esami ematochimici da farsi quando si sospetta una patologia tiroidea sono il TSH, l'FT4 e l'FT3, che sono gli esami più importanti per dire se la tiroide funziona o meno e di conseguenza se richiede questa condizione l'uso di farmaci e quindi una terapia appropriata. Gli anticorpi, antitiroglobulina, anti-TPO e antirecettore del TSH servono invece a definire la patologia autoimmune o meno. E poi la cosa, come dicevo, già detto, la cosa più importante è una buona ecografia tiroidea, perché ci dà informazioni sull'ipotiroidismo, l'ipertiroidismo, e ci permette di definire un nodulo sospetto o meno, e quindi se è sospetto da approfondire con un ago aspirato. Allora, l'ultima domanda, c'è una fascia di età in particolare in cui le persone vengono poi colpite dalle varie patologie tiroidee? Sì, di solito la patologia tiroidea è più femminile che maschile, quindi interessa soprattutto le donne di mezza età, quindi le giovani donne intorno ai 30, 40, 50 anni. Queste sicuramente sono la fascia di età più colpita dalle patologie tiroidee, quindi dall'ipotiroidismo e la tiroidite di Hashimoto e dai cancri tiroidei, quindi dai noduli tiroidei. Poi un'altra fetta di popolazione che va studiata sono le persone anziane, anche l'età pediatrica, soprattutto se ha patologie che predispongono alla patologia tiroidea. Quanto è importante, cioè l'ereditarietà in una patologia tiroidea? L'ereditarietà è molto importante, solitamente c'è una predisposizione alla patologia tiroidea che va quindi si va da madre in figlia, quindi c'è una predisposizione che soprattutto colpisce, come dicevo, il genere femminile. Vuole aggiungere altro? No, va bene così, grazie. Bene, allora chiudiamo qui questo nostro approfondimento scientifico di medicina, grazie al dottor Lorenzo Scarpaticcio, ad Alberto De Luca alla regia e ovviamente voi ci avete seguiti da casa. Alla prossima, sigla.